terapia si collega anche un discorso sulla molteplicità che può avere quest'opera, che appunto, come abbiamo detto giustamente, è la quinta opera più rappresentata al mondo, e quindi rinasce mille volte con mille sfumature diverse, che adesso stiamo discutendo su Scarpia se è più nobile, più volgarotto, come abbiamo sentito adesso, diciamolo. E questa è una caratteristica interessante che si ricollega proprio alla modernità storica di Tosca, perché abbiamo nominato più volte Ricordi come l'artefice della carriera di Puccini e anche di tante sue scelte artistiche, così come prima con Verdi aveva anche un po' complottato con Boito per creare Otello e Falstaff. E questa è una cosa che cambia moltissimo il panorama dell'opera nel corso dell'Ottocento, perché prima era tutto molto più cotto e mangiato, gli impresari, i compositori, i cantanti dovevano continuare a offrire novità al pubblico, quindi un'opera si dava in prima, se funzionava, se aveva successo, bene, magari si facevano più repliche, magari se veniva ripresa si cambiava qualcosa a seconda del nuovo cast, eccetera. Invece, quando la famiglia Ricordi crea proprio l'idea dell'editoria musicale, crea anche la necessità, l'editore guadagna più l'opera rimane in repertorio, certo. E quindi diminuisce il numero di opere nuove che si vedono in scena e aumenta il numero di riprese della stessa opera, e lo vediamo anche su come sono strutturate le locandine. Le locandine più antiche dell'inizio dell'Ottocento hanno grande il titolo dell'opera e il nome del compositore. E piccoli piccoli cantanti tutti mescolati, a volte senza neanche specificato il ruolo, la vocalità, giusto le signore, i signori. E poi andando avanti nel tempo si comincia a dare sempre più peso a chi porta in scena quest'opera, perché ovviamente noi quando abbiamo visto 10.000 Traviate, l'opera più rappresentata al mondo, se dobbiamo tornare a vedere una Traviata magari ci interessa anche sapere chi è Violetta, chi è il direttore, se chi la mette in scena è un regista che ci piace, non ci piace, ci incuriosisce, chi è Germoni, insomma si sviluppa nel nostro tempo, che è anche il tempo caratterizzato dalla riproducibilità tecnica dell'opera. Abbiamo parlato del rapporto di Puccini con il cinema, quando Puccini scrive Tosca sono già 30 anni quasi che esiste il teatrofon, cioè un'invenzione francese che trasmetteva le opere via telefono. La prima era stata un'opera di Gounod, Le Tribus des Amoureux, e Proust ascolta Péléas et Mélisande la prima volta via telefono. E Verdi invece lo proibisce, perché una delle ultimissime cose che Verdi fa in vita è fare causa perché da Bruxelles non si trasmetta via telefono una recita di Rigoletto. Quindi Tosca vediamo che si trova proprio in mezzo in questi anni all'evoluzione dell'opera verso quello che noi viviamo oggi, e che da quattro secoli insomma è qualcosa che continua a cambiare, ma continua anche a rinnovarsi rimanendo se stessa, questa fusione perfetta di teatro e di musica.